19 live, dedichiamo questo focus alla Croce Rossa Italiana, una delle nostre certezze dove sicuramente c'è un grande riferimento dei cittadini, e lo facciamo attraverso questa iniziativa di progetti relativi al servizio civile, che sono due, e ce ne parlerà il direttore del Comitato Croce Rossa Italiana Palermo, Fabio D'Agostino. La Croce Rossa Italiana e la Salute ha come obiettivo di potenziare servizi rivolti a persone immunodepresse o che hanno difficoltà a proseguire le terapie o accedere ai servizi sanitari. In particolare, nel Comitato di Palermo hanno attivato servizi di trasporto per malati di leucemia, trasporto infermi e trasporto di pazienti positivi Covid-19, screening alla popolazione e gestione centrale operativa. E questo per quanto riguarda la salute. Poi c'è anche l'assistenza per tutti, che ha l'obiettivo di dare assistenza a persone che in particolare in questo periodo pandemico sono a rischio povertà o a rischio marginalità. In particolare, nel Comitato di Palermo hanno attivato servizi come unità di strada notturna per senza dimora, distribuzione alimentare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dovremmo avere il direttore D'Agostino in diretta. Ben trovato. Sì, buonasera a tutti. Allora, se non ricordo male, noi ci siamo sentiti nel periodo del lockdown, giusto? Ci siamo sentiti, sì. Ecco. Ed è stato veramente un grande momento. Io lo devo certificare questa cosa di qua, perché noi, mentre andavamo in diretta con 3 ore al giorno per fare comunicazione alla popolazione che era frastornata naturalmente da questo attacco della pandemia, e ci arrivavano tante telefonate di richieste d'aiuto, noi abbiamo trovato questo filone, abbiamo chiamato la Croce Rossa e il D'Agostino è stato uno di quelli che ci ha assistiti, perché hanno fatto degli interventi su nostra segnalazione a persone anziane in modo particolare che erano completamente isolate. Vi sto parlando di alcuni casi di persone novantenni allettati che non avevano da mangiare a casa. Loro sono partiti con le loro forze e sono intervenuti. Noi eravamo sul punto di andare noi a comprare la spesa e portarla, però non lo potevamo fare perché durante il lockdown anche noi era vietato naturalmente, noi potevamo solo lavorare e fare informazione ma non andare in giro. Pertanto la Croce Rossa è intervenuta. Questo è un giusto merito che devo dare e al qui presente D'Agostino, perché è stato lui uno dei miei referenti principali. Quindi grazie per quello che avete fatto e per quello che continuate a fare. Allora, vogliamo parlare di questi progetti di servizio civile? Non ci sente di nuovo D'Agostino? Com'è possibile? Mi sentite? Sì, 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 adesso sì. Mi sentite? Benissimo, sentiamo benissimo. Mi sentite? Sì, noi sentiamo, lei sente? Adesso sì. Ecco, oh, perfetto. Allora, sì, volevo che presentasse questi progetti relativi al servizio civile. Sì, attualmente diciamo che la scadenza per i due progetti di servizio civile, per tutti i progetti di servizio civile universale in Italia, sono stati prorogati proprio ieri sera alle 10 febbraio. Si può tranquillamente aderire andando sul sito delle politiche giovanili, www.politichegiovanili.gov.it, e in particolare, per quanto di nostra competenza, appunto il Comitato di Palermo ha due progetti proprio sulla città di Palermo, uno di carattere sanitario, uno di carattere sociale. Il primo, che si chiama La CRI è la salute per tutti, il secondo La CRI per l'assistenza, è proprio aperto a tutti quei giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono fare un'esperienza di volontariato. Questa esperienza di volontariato, appunto tramite il Servizio Civile Universale, ha anche un assegno mensile pari a 444 euro, dove appunto i giovani possono cimentarsi, fare un'esperienza sia formativa sia anche soprattutto motivazionale e di crescita umana soprattutto, all'interno di tutte quelle che sono le attività che, come lei ben ha specificato prima, diciamo ruotano a 360 gradi tra attività di sanitarie, protezione civile, sociale e attività per i giovani.
Ancora oggi diciamo, abbiamo delle attivazioni da parte del Comune di Palermo per quanto riguarda in particolare il Covid, portiamo ancora a casa a domicilio farmaci e cibo per tutte quelle persone che nella loro vulnerabilità e situazione di indigenza, a prescindere dalla situazione pandemica, ma si ritrovano soprattutto in questo momento anche in isolamento perché magari positivi, no magari, proprio positivi al Covid, e quindi il Comune di Palermo ci attiva per portare qualcosa da mangiare a queste famiglie. Poi naturalmente tutte le altre famiglie vengono seguite dal nostro comitato, dove c'è un centro di raccolta e distribuzione di viveri, e tante altre attività che stiamo continuando a portare avanti ancora prima della pandemia, ma oggi a maggior ragione ci troviamo coinvolti in questa emergenza sanitaria, ma soprattutto sociale. Come vedete dalle immagini, ci sono delle attività che stanno, proprio ieri abbiamo aperto un hub tamponi presso il nostro comitato, dove effettuiamo i tamponi un po' sulla scorta dell'anno scorso quando eravamo alla stazione centrale. Continuiamo a garantire tutte quelle attività presso i centri della protezione civile, alla Fiero o a Bagheria, dove ci sono centri vaccinali e anche i tamponi, e tutte quelle attività, come dicevamo prima, che quotidianamente cerchiamo di indirizzare verso i bisognosi. Dalle attività sanitarie alle attività sociali, in particolare prima lei vi ricordava l'attività che le nostre unità di strada compiono durante tutte le sere, 365 giorni l'anno. La nostra unità di strada esce per portare un aiuto, sollievo ai senza dimora, ma soprattutto non soltanto un pasto caldo, ma cerchiamo proprio di approcciare le persone che vivono in strada e cercare di convincerle a fuoriuscire da questa condizione di marginalità. Nel mese di dicembre è partito un nuovo progetto POC Metro insieme ad altri partner, l'Istituto Don Calabria, l'Istituto Valdese, la Palormitana e Fondazione San Giuseppe dei Falegnami, che in proprio il progetto POC Metro col Comune di Palermo cerca di soddisfare quelle che sono le criticità legate proprio a queste condizioni di vulnerabilità, quindi aprendo tre poli diurni e notturni e potenziando l'unità di strada che è appunto 365 giorni l'anno, mi ripeto, ma è una cosa bella anche perché abbiamo fatto rete con tante altre associazioni che operano sul territorio, quindi ogni giorno esce un'associazione differente per cercare appunto perlomeno portare un pasto caldo, alleviare, ma anche prestare delle attività sanitarie per i senza dimora. Sì. Ad esempio all'Abeva. Sì, no, io dico un po' uscendo un po' dallo stress del lockdown, della pandemia, insomma, molti di noi si sono dimenticati che invece c'è una grandissima fetta di famiglie, di persone che sono così isolate, continuano a essere isolate e continuano ad avere bisogno d'aiuto. Quindi, per esempio, ci dia un numero di telefono, cioè come si può contattare proprio per fare servizio pubblico, no? Perché noi abbiamo questo come spirito di iniziativa. Che numero di telefono si può dare, per esempio, se in questo momento c'è qualche famiglia a casa, qualche persona da sola che non sa come fare perché non ha i parenti, perché non ha nessuno? Troppo spesso ci dimentichiamo, durante il lockdown è venuto fuori, no, questa cosa molto prepotentemente, però ancora adesso stiamo vivendo queste condizioni. Che numero di telefono, chi devono rivolgersi in modo particolare? Purtroppo la sento a tratti. Per quanto riguarda l'attivazione di Croce Rossa, sicuramente questa può avvenire tramite la nostra centrale di risposta, quindi tramite il nostro numero di centralino 091 68 05 111, che è lo stesso, come ricordava lei, che durante il lockdown, diciamo, ha prestato No, aspetti un attimo, perché noi siamo così, noi in diretta facciamo le cose così al volo, e la mia regia, devo dire che sono veramente molto. Allora, 68 05 ha detto il numero di telefono, 68 05 non me lo dice più, 111, quindi vediamo se riusciamo a scriverlo al posto del nostro numero di telefono. Scriviamo Croce Rossa 091 68 05 111. Magari se c'è qualcuno
in questo momento che ci sta seguendo e che ha veramente bisogno, insomma, di aiuto, può contattare direttamente la Croce Rossa. Torniamo un attimo al servizio civile, perché è importante questa cosa. Come si fa a partecipare per poter diventare volontari della Croce Rossa e, perché no, ricevere questo assegno di 400 e rotti euro che magari possono aiutare qualcuno che in questo momento ne ha bisogno? Sì, per quanto riguarda il progetto di servizio civile universale, i giovani appunto dai 18 ai 28 anni possono presentare la propria candidatura tramite il portale del servizio civile universale, quindi www.politichegiovanili.gov.it. Entro il 10 febbraio, giorno di scadenza, appunto c'è stata una proroga da questo punto di vista. All'interno di questo portale si possono andare a inserire tutti quelli che sono elencati, tutti i progetti che ci sono in Italia, anche tutti i vari comitati di Croce Rossa d'Italia hanno un progetto attivato. In particolare a Palermo basta inserire Regione Sicilia, Provincia Palermo, Città Palermo, si potrà cercare. Ma succede anche a Catania, a Messina, insomma. Sì, sì, assolutamente. Tutti, no, perché noi andiamo in tutta la Sicilia, quindi la cosa è riferita, sì, a tutti. Assolutamente sì, tutti i comitati della Sicilia hanno attivato un progetto, o comunque la maggior parte dei comitati hanno attivato un progetto, quindi tranquillamente i giovani dai 18 ai 28 anni possono collegarsi e troveranno elencati tutti i progetti nelle varie città della regione. Bisogna avere delle caratteristiche particolari per partecipare oppure proprio tutti? No, possono partecipare tutti, ci sono dei requisiti da un punto di vista, naturalmente chi già ha partecipato a dei servizi civili universali gli anni precedenti non possono partecipare, ma grosso modo appunto, tranne qualche una tipologia di questo genere, tutti possono prendere parte. Poi torno a dire, le attività soprattutto in Croce Rossa sono tra le più svariate e quindi in base alle peculiarità poi della persona il volontario verrà sicuramente formato prima dell'inizio dell'attività e in base appunto alle proprie peculiarità poi essere indirizzato verso un'attività che può essere più adatta al volontario stesso. Come dicevo prima, le attività sono tante, quindi chi vorrà fare servizi sanitari verrà preparato e formato per servizi in ambulanza, chi vuole fare attività per i giovani stessa cosa, attività sociali ci sono i nostri corsi operatori sociali generici, quindi prima dell'attività operativa naturalmente ci sarà quella formativa. So che questa domanda me la posso permettere con la Croce Rossa, non me la posso permettere con tutti, però con la Croce Rossa sicuramente sì, e prenderete al volo. Anche i ragazzi disabili possono partecipare al servizio civile? Sì, assolutamente sì. Poi in base appunto anche al grado di disabilità naturalmente viene indirizzato un'attività o un'altra. Ad esempio tra le attività che sono state diciamo approvate c'è appunto quella appunto anche nella centrale operativa di risposta che dicevamo prima, 6805 111. Attualmente ci sono i nostri volontari, non sono volontari in servizio civile per intenderci, però sono volontari di Croce Rossa che fanno un altro percorso simile e oggi grazie ai nostri volontari tutte quelle attività che prima le ha elencato, anche i trasporti Covid, distribuzione alimentare a domicilio, sono portate avanti dai volontari di Croce Rossa. I volontari del servizio civile hanno in più un assegno mensile appunto pagato dal servizio civile universale e hanno un percorso che dura un anno. Quindi dura per un anno questo servizio civile come minimo. No, le dicevo questa cosa, le ho chiesto a proposito dei ragazzi disabili perché è sicuramente una certezza, insomma, ci sono tanti ragazzi che sono in grado, magari stanno in carrozzina o magari hanno qualche disabilità, ma che vogliono darsi da fare, perché lì la sensibilità è molto più alta, è altissima. Cioè, io vedo tanti volontari di ragazzi con disabilità che fanno un lavoro pazzesco, cioè oltre quello che può essere l'immaginabile da parte di noi normodotati, tra virgolette, perché poi io non ho capito il confine tra disabilità e normodotato, io non l'ho perso, non lo trovo più sto confine, quindi non ci posso fare niente. Però credo che ci può essere veramente una grandissima sensibilità, quindi noi il numero di telefono l'abbiamo messo perché crediamo molto in queste operazioni che stanno proprio in sintonia con i nostri obiettivi, quelli di fare servizio pubblico, e in questo caso il servizio civile della Croce Rossa italiana è veramente una grandissima
Poi tra le altre cose noi siamo tra i più bravi del mondo, lo certificano tutti, i nostri volontari sono tra i migliori del mondo, no? Non è così, D'Agostino? Assolutamente sì, quello che sta facendo il mondo del volontariato in questo momento, soprattutto di pandemia, va al di là di qualsiasi aspettativa anche per noi, diciamo, addetti ai lavori. Quello che ha garantito il volontariato durante il lockdown, ma che continua a garantire in questi mesi, dai centri tampone, centri vaccinali, a tutte le strutture periferiche, naturalmente tutto questo sarebbe stato inimmaginabile prima della pandemia, ma anche ora, cioè ancora oggi ci stupiamo come siamo riusciti a dare risposta a tante persone, come diceva prima lei, anche tramite, grazie alle vostre segnalazioni, come siamo riusciti a dare tutte queste risposte alle persone che avevano bisogno. Il mondo del volontariato ha quadruplicato le proprie attività, le ore di volontariato e le persone ancora oggi che sono tornate al lavoro, sono tornate a scuola o almeno ci provano, fondamentalmente riescono a dedicare quelle 1, 2, 3 ore a disposizione per dare quello che possono agli altri. Va bene, mi vengono in mente i nonnini che stanno da soli e che non hanno aiuto da nessuno e voi li avete veramente curati e seguiti in modo particolare, centinaia, migliaia, forse adesso non posso avere i numeri, però è quello. Allora, ricordiamo a quanti fossero interessati, e lo sottolineiamo enfatizzandolo anche, chi volesse partecipare a questi progetti di servizio civile, come può fare per mettersi in contatto con voi? Sì, chiamando lo 68 05 111, naturalmente daremo tutte le informazioni, o come ho detto prima sul sito internet trovano tutte le informazioni per poter meglio aderire a questi progetti di servizio civile. Grazie e buon lavoro naturalmente a lei e a tutti i suoi colleghi che ci confortano tanto quando ci sono di queste realtà. Grazie alla Croce Rossa Italiana, grazie ancora. Grazie a lei e ai suoi telespettatori.